Buongiorno e benvenuti in We Love Italy. Allora, volevo chiedere innanzitutto se mi potete dare un ok che funziona sia l'audio sia il video. E siamo molto emozionati perché è un giorno particolare in cui si rinizia. E l'abbiamo scelto apposta, è l'11. Allora, si sente perché mi sento anch'io. Questo è il bello della diretta, scusate. Allora, abbiamo scelto apposta l'11 di settembre perché è un momento così particolare che volevamo appunto prendere questo momento come simbolo di un rinizio. E come simbolo di un rinizio abbiamo anche, abbiamo sempre il nostro team di We Love Italy e adesso prendiamo subito Fabrizio dalla Cina, Shanghai. Come va Fabrizio in Cina? Ciao, Daria, ciao a tutti. Bene, bene. Ottimo. Tutto procede bene. Siamo rientrati, tutto a posto. Benissimo. E allora, Domenico deve aver avuto un contrattempo perché eccolo, quando lo chiamo, eccoti. Buongiorno. Benvenuto, Buon benvenuto pomeriggio. Domenico dalla Silicon Valley. E come dicevo, abbiamo scelto l'11 di settembre per dare in questo momento particolare, per dare proprio un input di come le cose però possono ritornare ad essere ed imparare. Come si sta festeggiando lì, festeggiando? Come si sta vivendo questa giornata, che sono le 7 del mattino lì, Fabrizio? Ah beh, qui Scusa, siamo ormai, qua siamo arrivati a fine serata. Domenico. Domenico? Beh, mattina probabilmente avete visto che abbiamo avuto un cielo apocalittico a San Francisco ieri per causa degli incendi, però oggi sembra che è ancora nuvoloso con un sacco di fumo qui nella Silicon Valley, nella Bay Area, però direi che la situazione dovrebbe migliorare. Perfetto, senti, grazie di questo aggiornamento. Vediamo questa bellissima maglietta. Non ho paura, sono un ingegnere. Bellissima. Senti, allora, dalla Silicon Valley oggi abbiamo una persona eccezionale, un'altra eccellenza, che è Sebastiano Tevarrotto. Lo incontriamo subito. Buongiorno Sebastiano, benvenuto. Ciao Laura, grazie. Ciao Domenico, Fabrizio. Ciao. Ciao, ciao Sebastiano, buongiorno. Buongiorno. Dicevo ad Ilaria del cielo apocalittico di ieri l'altro ieri, a San Francisco e la Sì. Bay. Avevamo un cielo rosso, un sole rosso, sembrava un fallout. I film di quelli estramondo con i colori strani, cioè, effettivamente esperienza stranissima, quasi emotivamente importante. Quando è mezzogiorno è ancora scura. Poi non è, ho visto le fotografie, facevano vedere un arancio, 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 poco No, niente, un marrone quasi, no? Un arancio scuro. era rosso purpureo, rosso Almeno qui a purpureo. San Francisco era più marroncino. Sì, sì, sì. Sì, ci E poi sono. anche la temperatura, lunedì avevamo 110 Fahrenheit, qui poi martedì e mercoledì è scesa giù fino a 60 Fahrenheit. Cioè, 110 tradotto per le persone normali, sono quasi sono? Sono 110, 40 gradi, 40 gradi, 40 gradi, 40, 42 gradi. no? Ok, Aiuto. Laria, go. Questi incendi pazzeschi. Allora, Sebastiano Tevarrotto è una persona sensazionale, nel senso, vabbè, adesso è il capo
del dipartimento commerciale, che in inglese è Chief Commercial Officer, di una startup, ma ha una carriera sensazionale nella Silicon Valley, in cui è stato proprio... Lo vedremo poi con, non voglio anticipare niente, con Sebastiano, però quello che voglio anticipare è che io raramente, e vengo anche da un background di vendita e di marketing, raramente ho visto una persona che è stata così tanto in una società. E che ha raggiunto sempre dei grandissimi obiettivi, dei grandissimi e importanti ruoli, sia all'interno della corporate, quindi di un ambiente enterprise, aziende grandi, sia in ambito comunque di startup. Allora, Sebastiano, una parola. Se dovessi descrivere in 10 secondi l'azienda e quello che stai facendo adesso, come lo descriveresti? Guarda, sì, tra l'altro grazie per l'introduzione, non mi riconosco in tutte quelle eccezionali, però va bene, lo prendo per oggi. Guarda, l'Immobilium quello che fa software per le aziende di telecomunicazioni. E tocca tutte le parti dell'azienda, quindi c'è roaming, che è la gestione del business di intercomunicazione mobile tra stati, che poi assumerà dei contorni ulteriormente importanti quando si entrerà nel mondo del 5G, no? E così via. Siamo nell'area della sicurezza. Quindi proteggiamo le reti e siamo anche nell'area del cosiddetto revenue assurance, quindi l'uniformità di dati e di informazioni attraverso tutti gli organi funzionali, i sistemi funzionali dell'azienda. Quindi un po' come il prezzemolo, no? Quindi siamo nella parte di business, quindi strategici per un sacco di clienti. Sono nati, c'ero io, con una startup. Poi entrato dal mondo del VC, passati al mondo del private equity, negli ultimi 12 mesi abbiamo fatto il roll up di 3 aziende e quindi in questo momento siamo sui 170 milioni di dollari di fatturato e circa 2.000 persone. Quindi non più startup, anche se molto della mentalità, molti dei concetti sono ancora molto vivi, e più media azienda di software. Il ruolo di commercial in realtà è un po'... come si dice, misleading, fuorviante, nel senso che commercial sta per tutti i touch points del cliente, quindi vendite, marketing, la parte di delivery di soluzioni, quindi la parte di messa in opera e supporto, quindi tutto ciò che tocca il cliente fa parte delle responsabilità. Perfetto, grazie mille di questa visione che comunque ci hai dato e insomma... Silicon Valley, dirigenza di un'azienda di 2.000 persone. Se dovessimo fare il processo di reverse engineer, quindi quelle 3 tappe che tu reputi fondamentali, forgianti per il tuo cammino, che ti hanno aiutato ad arrivare a dove sei e ad essere chi sei professionalmente parlando, quali sono? Sicuramente una tappa importante per me è stata HP, entrare in HP, un'azienda mondiale, perché anche se di fatto una delle aziende, o meglio Hewlett e Packard, sono stati tra virgolette fanno parte dei fondatori della Silicon Valley, non solo dell'azienda HP, entrare in un mondo completamente diverso una serie di principi forti. Quindi ho imparato il concetto di valori, no? Di values.
l'interpretazione di queste values, di questi valori sulla vita quotidiana e sull'evoluzione, sul pensiero, su come tratti la gente, su come gestisci il business, sulle tue responsabilità. Quindi valori sì, ma valori che diventano importanti nella quotidianità delle cose che fai. Quindi è stato importante perché ha capito soprattutto all'inizio, poi siamo un po' persi della verità, questo è un momento forte e lì è stato importantissimo. Una parte importante, se vuoi, per me sono stati mentors, no? Gente che aveva più esperienza di me, che mi ha insegnato un sacco di cose e cosa molto importante. Sono diventati dei modelli, voglio essere come lui, voglio fare come lei, come qualcosa. Chi erano i tuoi mentori, i tuoi modelli? Ne parlo di qualcuno. All'inizio c'è una persona che posso anche nominare, si chiama Aldo Oldani, un vecchio, vecchio, mamma mia, se sento che lo chiamo vecchio mi ammazza, però no, non scendiamo su quello. C'è una persona che mi ha preso da poco più che studente, avevo fatto un anno di lavoro circa e mi ha aiutato a comprendere tutta una serie di cose, prendendomi per mano e insegnandomi proprio l'ABC di quello che un professionista, in quel caso era un professionista di consulenza vendita, deve fare. E poi via via diversi modelli. Un'altra persona importante, una persona che si chiama Manuel Diaz, persona eccezionale, cubano, emigrato negli Stati Uniti, lavorato in IBM, dicendo che era il capo mondiale di HP, nella parte computer, tutte le vendite, tutti i servizi professionali, che mi ha preso, tra virgolette, in simpatia e mi ha aiutato. Adesso mi diverto ancora, ogni tanto ci incontriamo e racconto come le sue sessioni di mentoring, tipicamente, avevo circa 30-35 secondi per raccontare la mia cosa e poi per i restanti 29 minuti, se mi permette le espressioni, mi prendeva a calci in culo per spiegarmi che cosa dovevo fare. E uscivo da quelle sessioni con un male nel fondo schiena, ma imparando un sacco di cose. Sinceramente, adesso scherzi a parte che la rappresentazione non è molto diversa dalla realtà, mi ha insegnato a come, a parte tutto, come affrontare le cose difficili, ma affrontarle con serenità e con schiettezza, no? E rispettando l'individuo. Per cui mi ha sempre rispettato, anche se quando c'erano messaggi duri da dare, non si tirava indietro, non cercava di indorare la pillola, dicendo era molto duro, molto chiaro, e quello mi è servito moltissimo. E l'ultima cosa che mi è servita è venire qui in Silicon Valley e scoprire un mondo che interpreta alcuni dei valori, secondo me, sani. Poi, per carità, c'è sempre la parte buona e la parte cattiva. Per cui mi ha dato un'ulteriore formazione che mi è servita poi durante tutto il periodo, ma soprattutto negli ultimi 10 anni, quando ho lasciato la grande azienda, quindi un mondo, se vuoi, controllato, e sono entrato nel mondo delle start-up, dell'innovazione, degli investitori, eccezionale, interessantissimo, ma anche difficile, no? Nel senso che ci sono un sacco di morti per strada. È vero che noi vediamo il Zuckerberg e via dicendo, però ci sono quelli dietro che sono rimasti al palo quando sono vivi. E quindi è un ambiente inesorabile da un certo punto di vista, ma anche che ti paga per quello che realmente vali. Grazie. Allora, innanzitutto non l'ho ancora detto, ma come sempre, ogni commento, anche domande che avete, per cortesia mettetele in chat perché comunque risponderemo. Magari non rispondiamo subito, però si risponde. E c'è anche Fabrizio e c'è anche Domenico che risponderanno molto, insomma. Sono sempre molto bravi nelle risposte. Allora, mi hai parlato di, ricapitolando un po', di HP, mi hai parlato di valori, dei valori che comunque ti hanno dato, anche del fatto di essere stato presente nella scuola, perché comunque HP
Io sono stata nel garage, si dice che in Silicon Valley sia nata HP all'interno di un garage. E, no, davvero, davvero. E proprio c'è ancora la targa. Domenico, se vuoi parlare... C'è ancora. Eh? C'è ancora. Oh. Sì, sì, c'è ancora. È un monumento icona della Silicon Valley, la casa di dove è nata. Esatto, HP. C'è questa targa in cui dice non solo HP, ma proprio è dove è nata la Silicon Valley, grazie a un professore che era il professore di uno dei professori di Stanford. Ed è bellissimo. Io ho provato delle sensazioni meravigliose e quei valori li ho provati davanti a un garage, e non era. È un garage, ecco, anche piccolo, diciamo, c'era tutto, quindi mi immagino la tua esperienza in HP. Hai detto i mentori, che è bellissima questa cosa. Tu fai mentoring a qualcuno? Sì. Ho imparato, nel senso che quello che faccio, cerco di restituire. Io sono stato fortunato, o mi considero fortunato, e quindi cerco di condividere l'esperienza che ha aiutato me con qualcun altro. Quindi, il mentoring, tra l'altro, è uno stile di management, più che altro, no? Se ci pensi, uno dei compiti del manager, non è di essere il più bravo di tutti, ma è quello di prendere la gente brava e renderla più brava. Quindi il mio successo è direttamente collegato al successo delle mie persone e via dicendo su tutta la scala. Quindi mentor fondamentale. Ah, grazie. Allora, quello che comunque mi piacerebbe è, perché anch'io penso che il mentoring sia fondamentale, e quello che mi piacerebbe molto è che prendeste un attimino questa opportunità, che ci sono proprio dei mentori, almeno per me qui, e sfruttaste questo momento per fare delle domande, come se... Avete la possibilità, il mentoring è un po' avere la possibilità che qualcuno vi aiuti su quello che è in questo momento il vostro problema professionale. E quindi utilizzate la chat perché avete un'opportunità spettacolare, unica, direi. Io dico che una delle cose che mi piace di più proprio di We Love Italy è questo mentoring che c'è, che si dà proprio per quello che abbiamo noi stessi ricevuto. Poi la terza cosa mi hai detto la Silicon Valley. Silicon Valley e HP. Tanti di noi hanno letto questo libro bellissimo, The HP Way. Quindi questa strada che è stata tracciata da HP. E vorrei sapere da te su questo libro, che sono sicura che hai letto, qual è la cosa che tu dici? Questa è proprio, è vero, è la cosa che ho vissuto lì all'interno. Guarda, c'è una piccola storiella sul libro, nel senso che il libro è stato pubblicato finché era in HP e per puntiglio ho deciso di non leggerlo, perché ti fai per HP tutto il giorno, la notte e così via, per giunta a leggermi la Bibbia che mi racconta HP, non volevo farlo. Ed è stato un errore. Perché poi cosa è successo? Che una persona di cui mi fidavo, mi ha detto: guarda, leggilo, perché effettivamente vale la pena, non è il solito wow aziendale. Ed effettivamente è un bellissimo libro, perché non è un libro che ti racconta, capì? Ti racconta, cioè, la storia della Silicon Valley e la storia di come alcuni dei principi fondamentali della Silicon Valley sono nati. E molti di questi si collegano proprio alla filosofia che due ingegneri, due inventori, Bill Hewlett e Dave Packard, hanno interpretato. E poi hanno interpretato, e loro stessi sono stati mentor di un sacco di altre persone che sono passate o hanno lavorato per HP o hanno lavorato con loro. Di tutte le cose, racconta anche come sono nati alcuni dei principi di gestione, come il management by wandering around, quindi il concetto del il manager che non
rimane nell'ufficio, ma va in giro, fa domande, partecipa, diventa un elemento importante nella comunicazione orizzontale e non solo verticale. Però c'è un principio fondamentale che per me è stato una cosa che quando l'ho letto mi sono quasi emozionato, l'ho interpretato durante tutta la mia vita, ed è che dice che la gente non ha bisogno di essere gestita. Quello che devi fare è trovare la gente, dare loro o meglio condividere un obiettivo, condividere una visione e renderli liberi di fare quello che loro possono per raggiungere quella visione. Quindi il concetto dell'imprenditorialità, ma non generalizzato imprenditorialità basata sui fatti di tutti i giorni. Quindi come manager il mio lavoro è quello di liberare ostacoli per far sì che la mia gente possa fare quello che è il loro sogno, che deve essere ovviamente un sogno condiviso, che deve essere un sogno che è allineato a quelli che sono gli obiettivi aziendali, ma che rimane un sogno che queste persone devono interpretare personalmente, sentire in maniera emotiva e sentirsi partecipi del successo, no? O se non nel momento in cui successo viene definito. Quindi questo è, se vuoi, il messaggio fondamentale, che a parte tutte le varie cose che ho trovato interessanti è per me la parte più importante, la parte più significativa. Poi per coloro i quali, tipo Domenico, sono passati da HP, capiscono benissimo quello a cui mi riferisco, perché soprattutto all'inizio, prima che diventassimo un'azienda gigantesca, lo respiravo tutti i giorni. Grazie. Allora, sei stato sia nelle startup volevo, siccome credo che Sebastiano ha toccato un punto importante che credo e aziende come HP nella Silicon Valley hanno non solo creato, ma poi hanno anche, credo, istituzionalizzato nella cultura e nella formazione dell'azienda, dove effettivamente il concetto di management quasi si sovrappone col concetto di leadership, o forse proprio si parte sempre dal concetto di leadership, no? È un punto credo chiave, la formazione del leader. HP credo come cultura abbia investito nella sua storia, e poi questa storia è diventata storia di tante aziende oggi e sarà anche domani, credo, proprio fare in modo che chi ha responsabilità, che nel mondo italiano si chiama dirigente, voglio proprio rompere non una lancia a favore dei dirigenti, ma voglio rompere i dirigenti italiani, no? Credo che Sebastiano e Fabrizio mi seguiranno. Cioè, in Italia il dirigente è quello che sta nell'ufficio più bello, nel punto più centrale, e fantozionamente per entrare nel suo ufficio devi prenotare, no, come all'ASL, il numerino. Nelle aziende come HP, ma in generale, non esiste quel concetto, anzi è quasi... Cioè, è una macchia che tu ti porti poi sulla camicia bianca, no? Tu sei un leader, sei un mentor, e la formazione di queste di persone come Sebastiano, come me, e anche Fabrizio ha avuto esperienze simili, credo che sia proprio decostruire nella tua mente il concetto di tu non sei il proprietario di quelle risorse. Quelle risorse ti sono state assegnate perché sono quelle migliori per fare quello specifico lavoro, ed è il tuo compito di costruire un percorso, che quindi vuol dire mentorship, e fare in modo che possano completamente, mi viene il termine exploiting, adesso non so come si possa tradurre, proprio sfruttare. Esplodere. Sfruttare è brutto, diventa poi sembra lo stesso, no? Cioè proprio far crescere questi valori. Credo di HP Way era proprio, no, questo rapporto tra i fondatori e la leadership e non il management, dove si discuteva sicuramente di prodotti, ma si discuteva di come costruire questa filosofia aziendale. Non so se Sebastiano
credo che io e Fabrizio l'abbiamo vissuta tranquillamente, cioè abbiamo imparato da questa cultura. Abbiamo proprio, cioè, sicuramente, concordo pienamente. Allora, io devo dire una cosa che un po' a favore dell'Italia, non è solo una cosa italiana, ma è anche una cosa un po' europea. Io ricordo che quando sono venuta a San Francisco e anche quando sono stata poi a Plano in Texas per Splunk, il CEO aveva sempre la porta aperta e a Londra non ce l'aveva e veniva ogni mattina, ogni sera mi veniva a chiedere: Ilaria, allora com'è andata? E io rimanevo così, cioè, è stato... è vero, ed è quello che fa la differenza, la cultura fa la differenza, poi non solo in azienda, ma sono cose che uno si porta a casa, proprio assolutamente. Però non è solo della dirigenza italiana, e poi ci sono tanti dirigenti italiani che invece sono quelli chiamati virtuosi. Ricordiamo che comunque c'è un dirigente italiano che è uno dei mentori di Jeff Bezos, quindi dai. Non vorrei che fraintendessi, era il titolo, non le persone. Certo. Mi riferivo, cioè, al titolo che viene utilizzato come dirigente, che sembra quello che dirige, no, la mandria, il popolo, no? Credo che sia proprio il concetto, secondo me andrebbe cancellato come titolo, e se un leader, se un manager, ma non è qualcosa che viene istituzionalizzato e te lo porti per il resto della tua vita come una specie di titolo nobiliare. Credo che quello è un retaggio del passato, di un sistema operativo del business delle aziende italiane, che so che sta cambiando in molte aziende, ma in tante aziende il dirigente è ancora percepito come quello che è above and beyond, no? Invece, come diceva Sebastiano, management by talk, manager by wandering, condivisione, comunicazione, sono aspetti fondamentali, e sono aspetti che nella Silicon Valley impari il day one, perché se non sei in grado di espletare queste funzioni importanti, non hai possibilità di fare successo, che sia una grande azienda o che sia una startup. Non esiste una gerarchia piramidale, no? Esiste una gerarchia di responsabilità, che sono responsabilità che ovviamente ciascuno prende, ma poi tu sei uno del team, no? Non sei quello che sta fuori e dirige, no? Sei parte del gruppo. Guarda, giusto per evitare di entrare in schemi prestabiliti o schemi mentali prestabiliti o nazionalità, uso spesso analogie sportive. È il concetto del coach. Tu come manager, come senior manager, sei un coach. Il coach piglia lo sport che vuoi, come si dice, calcio, basketball, football, piglia quello che vuoi. Alla fine del conto, le star non è il coach. Il coach ovviamente anche lui diventa una star nel suo modo, però le vere star sono quelli che giocano. No? Ecco, è quello il concetto. No? Non sei tu che comandi, sei tu che cerchi di fare in sì che ciascuna delle star individualmente e poi messe assieme operino al meglio. Il concetto stesso però che si aggiunge, se vuoi, ed è specifico, è che il coach nel caso qui è anche il giocatore, no? Quindi fai entrambe le cose, ed è importante che lo fai, se tu faccia così, perché rimani fresco, rimani attaccato a quello che succede, la velocità alla quale succedono le cose, le informazioni è tale per cui nel momento in cui tu distacchi diventi vecchio, no? E non te lo puoi permettere. È importante conoscere, avere informazioni, avere dati, sensazioni che cambiano in maniera continua. Senti, coach ogni tanto hanno anche degli insuccessi, ma la bellezza della Silicon Valley e del coach è che sono in grado di trasformare gli insuccessi in successi, che questo è un po' la base del, insomma, anche una dei fondamenti della Silicon Valley è
la sperimentazione, non aver paura, perché comunque tutto ha una lezione. Qual è il tuo insuccesso che è stato il tuo maggior successo, nel senso che è stato trasformato nella lezione più grossa per te? Ah, bella storia. Guarda, i successi ne ho avuti, nel senso che fammi tornare indietro prima di parlare di me e invece mettere l'accento su una cosa importante che secondo me hai detto, perché per me è stata una degli fondamentali, cose che ho imparato fondamentali. Il concetto di sbagliare, anche il concetto di fallire, ok? In Italia, e per carità, parliamo dell'Italia perché siamo tutti italiani qui, però in realtà anche negli altri paesi non è molto diverso. E quando fallisci è una sorta di stigma che ti porti avanti per tutta la vita, no? Quasi ti puntano il dito. Qui invece sbagliare, tra virgolette, è normale, fa parte del impari. In effetti le sconfitte, gli errori sono le cose che mi hanno insegnato di più, perché bruciano. E quindi quello che dico sempre è non perdere l'opportunità di imparare da una sconfitta, perché è importante. E quello che racconto spesso quando racconto agli amici che mi chiedono ma com'è vivere nella valle, com'è così? Dico, guarda, se hai presente i cowboy, o i pionieri del West, il Far West, quindi gente che perché aveva visione, perché era disperata, qualunque la motivazione varie, sono passati dall'est all'ovest senza sapere esattamente che cosa ci sarebbe stato, ma ci sono andati, o volevano. E hanno continuato ad andare all'ovest fin tanto che non hanno trovato l'oceano. E poi qualcuno si è fermato. Qui, nella Silicon Valley, tutte le mattine la gente si sveglia e continua ad andare ad ovest. Perché c'è qualcosa oltre l'oceano, perché c'è qualcosa oltre il muro, perché non avendo paura di sbagliare, perché si fallisce e il fallimento è una parte importante nel cercare di imparare, di apprendersi. Cioè, il concetto stesso, che è un'altra parte importante, tornando a quella delle cose che ho imparato intimamente nella valle, è che se non sbagli, vuol dire che non provi abbastanza. Perché dov'è, quando è che non sbagli? Quando operi all'interno di un contesto che conosci bene, all'interno di nozioni, di elementi che conosci bene, e non sbagli, o meglio, non dovresti sbagliare, perché conosci tutti gli elementi a contorno. Sbagli quando vai nel territorio oltre il limite, quando non sai, quando ti spingi e non sei comfortable, come cavolo si dice, non mi ricordo, cioè non sei tranquillo, non sei sicuro di sé, perché lo fai apposta, e cominci a spingere, fin tanto che a un certo punto trovi un muro, trovi un burrone, un'altra cosa, ti risali, ti ripulisci e ricominci da capo, vai in un'altra direzione. Questo è ciò che è la valle, e tra l'altro, ci tengo a dirlo, la valle non sono tutti americani, anzi, no, la valle, le cose non vengono inventate nella Silicon Valley necessariamente, vengono inventate in giro per il mondo, ma poi queste stesse persone vengono nella valle, un po' come i tempi di Roma. Non tutte le cose succedevano a Roma, ma tutte le cose che succedevano andavano, sto parlando dell'impero romano, tutte le cose che succedevano andavano a Roma. Qui la stessa cosa, non tutto succede nella valle, ma tutte cose che succedono sono qui nella valle, quindi ti trovi a poter avere la fortuna, l'opportunità di parlare con un sacco di persone diverse che hanno una stessa mentalità, uno stesso approccio alle cose, e vengono dalle nazioni più diverse che vuoi. Ok, tornando alla domanda che mi hai fatto, quali sono le... Così poi ci ho pensato un attimo. Guarda, gli insuccessi che mi hanno insegnato di più sono quasi quelli dove ho sbagliato a gestire le persone. Cioè, perché io continuo a dire, guarda, parliamo di tecnologia, però il 60-70% delle cose che fai dipendono dalla scelta delle persone, dipendono da come gestisci quelle persone, dipendono da come gestisci il team. Tutto il resto è gestibile,
Tutto il resto è informazione, sono processi, sono altre cose che per carità possono funzionare o non funzionare, ma li puoi tra virgolette aggiustare. Ma chi li aggiusta? È il team che li aggiusta. E quindi gli insuccessi sono stati quelli di scegliere le persone sbagliate o non mettere le persone, non riconoscere, ogni tanto arroganza mia. Ogni tanto mancanza di tempo, ogni tanto proprio errore di valutazione nella creazione del team. Quelle sono le cose che nel corso degli anni mi hanno bruciato di più personalmente, o nel caso opposto mi hanno dato le maggiori soddisfazioni perché si sono prodotti in successo. Quindi quello che mi ha insegnato tutta la serie di maggiori successi è il valore delle persone. Quanti colloqui fate, in media prima di assumere una persona nella vostra azienda? Questa azienda qui, 5 o 6 persone, i colloqui possono essere una decina, perché vedi le persone più di una volta, no? Anche forse di più, però ci sono almeno 5 o 6 persone. Io feci 11 colloqui per entrare in Splunk e ricordo che l'ultimo ho detto: ma chi si credono di essere questi? Ancora? Mi voglio vedere ancora. Sì, vabbè, perché Splunk è ancora, prova a entrare in Google. No, ma Google sono almeno 3 volte tanto. in realtà ho capito dopo, ma all'inizio è quella perché non siamo abituati. E ho capito dopo. L'importanza di questi 11 colloqui che non si fanno con le stesse persone. No, ne fai un paio, no? Però ancora una volta. No, colloquio, quali sono le cose che questa persona sa quello che dice di sapere e il suo sapere è allineato in qualche modo a quello che stiamo cercando. E quello è una tipologia, però spesso e volentieri non è lì che la scienza, nel senso che se non hai il know-how, non hai il know-how, non esistono più colloqui, però qual è il contributo personale che puoi dare? In che modo Ilaria, questo Ilaria porta un contributo che è Ilaria nel team ed è quello che la gente cerca di capire. No? Perché alla fine dei conti è vero che impari, è vero che sai, è vero che impari dicendo, ma alla fine dei conti se io metto due persone assieme, il risultato è due persone o è tre persone? Perché è quello di cui ho bisogno. Io ho bisogno che la somma dei singoli sia superiore, o meglio, l'insieme dei singoli sia superiore alla somma delle individualità. Ma se concordo con Sebastiano, solitamente diciamo che dal nostro punto di vista, quando assumiamo una persona, e poi vi racconto una bella storia di regalo che riguarda Juniper, no? Ma, come processo, diciamo, no? Chiaramente il know-how. Noi lo vediamo dal curriculum, perché è la cosa, cioè, capire qual è il bagaglio di know-how che un candidato porta, lo vedi dal curriculum, cioè se tu guardi il curriculum di una persona, vedi dove ha lavorato, più o meno capisci, no? Che cosa si porta con sé, che sia un fresh from school, PhD, fino ai ruoli di executive. Cioè, la tua storia parla per il tuo know-how, no? Quindi, diciamo, quella è la cosa più semplice che noi riusciamo a valutare, no? Ed è quello per cui decidiamo di fare il colloquio o no, no? Cioè, non decidiamo di assumerlo. Quindi, nel curriculum, noi quello che cerchiamo è capire come questa persona, ha vissuto, no? Nel passato. Però, come dice Sebastiano, poi quando assumiamo una persona non l'assumiamo per quello che è stato nel passato, ma lo assumiamo per il valore che porta nel ruolo che noi stiamo cercando nel team in cui andrà a lavorare, no? Quindi noi ci focalizziamo moltissimo su questi due valori fondanti, cioè qual è il ruolo che tu avrai nell'azienda, no?
perché probabilmente è diverso, no? Il Chief Marketing Officer in Mobilium probabilmente è un ruolo un po' diverso del Chief Marketing Officer in Juniper o in Google o che cosa. Siccome hai menzionato Google, un Vice President in Mobilium non è un Vice President in Google, no? Cioè, nel senso che ci sono scale differenti che si muovono, però poi all'interno di tutto questo sistema, alla fine i colloqui li fai con le persone con le quali tipicamente noi non abbiamo un limite. Tu puoi fare un colloquio con 4 persone o con 10 o con 11, cioè il numero di persone serve semplicemente per collezionare, per raccogliere le informazioni sulla personalità, perché poi dai feedback che noi riceviamo dalle persone con le quali tu hai fatto il colloquio, no? Come tu hai interagito con quelle persone, perché c'è la persona che di natura ti fa un certo tipo di domande e tu rispondi in un certo modo, gli crei un'interazione, come ti colleghi con quelle persone, perché poi con quelle persone giustamente ci devi condividere la giornata di lavoro, ci devi condividere gli obiettivi, ci devi condividere i valori. Ed è lì giustamente dove Sebastiano e poi non so, interrompo l'aria, so che tu hai una sorpresa per Sebastiano, dirla adesso. Però voglio c'è un punto che scusate che Domenico ha accennato, e giusto per essere sicuro che non lo perdiamo, perché lui l'ha detto, ma è i colloqui non li fai solo con i capi, i colloqui li fai anche orizzontali, li fai anche con i tuoi colleghi, futuri colleghi di lavoro, no? E quindi diventa un'analisi a 360 gradi su un sacco di elementi che non sono gli elementi classici delle domande prestabilite. E l'altra cosa, che è una cosa che io faccio regolarmente, è soprattutto con i 2 o 3 candidati che sono i candidati chiave, gli domando sempre: ma perché ti dovrei assumere? Dimmi perché. E di solito perché sono bravo, no, non mi interessa. Qual è il valore, secondo te, qual è il valore che ci porti? Che è una domanda che so che è un po' aggressiva, se vogliamo, però attraverso quella domanda vedo anche come la gente reagisce, capisco la personalità di fronte a sfide, e mi aiuta a capire, mi aiuta a passare un messaggio che per noi è un messaggio importante, o per me è un passaggio importante. Ti racconto la storia di Juniper. Quando il capo che mi ha assunto in Juniper, che mi conosceva, l'ho raccontato, no? Avevamo lavorato insieme in Alcatel-Lucent e avevamo riportato, lavoravamo per lo stesso capo, anche se lui lavorava in Cina, questo general manager. Quando lui mi ha contattato per vedere se ero interessato, lui mi ha organizzato 2 cene. Una cena era con un suo amico che non era un dipendente di Juniper, ma era un executive di un'azienda di medie dimensioni che poi io ho acquisito, ma 3 anni dopo. E lui ci siamo incontrati a cena in un ristorante giapponese e abbiamo parlato. Poi abbiamo fatto l'acquisizione e questa persona, che siamo molto amici, mi fa: ma sai che Daniel mi ha invitato a cena per presentarmi, per sapere cosa ne pensavo di te, no? Questo è il primo colloquio che ho fatto. Il secondo colloquio è stato sempre una cena dove lui mi ha invitato a cena, e a cena ho trovato tutto il suo staff, quindi 7 persone, e il colloquio è stato a cena con il suo staff, dove io ho mangiato pochissimo. No, infatti lui diceva: ma perché non mangi? E io pensavo: ma che bastardo. Cioè, abbiamo lavorato insieme in Alcatel-Lucent, ci conosciamo, e cazzo mi organizzi una cena con gente che non conosco, che sono il tuo D-staff, quindi voi vi conoscete tutti, e mi metti in mezzo a parlare di strategie, di business. Ma alla fine qual era il messaggio che lui mi ha dato? Mi ha detto: guarda, io ti conosco, ti posso assumere, non ho bisogno di un processo. Però alla fine lui voleva vedere, perché il primo giorno di lavoro io avrei incontrato quelle persone, e se il primo giorno di lavoro in cui incontravo quelle persone, quell'incontro
collettivo andava male, io ero bruciato come un executive di Juniper, perché poi con quella gente lì, che sono altri vice president, senior vice president, tu ci devi dividere un day by day che è fatto proprio di decisioni, di scelte, di capacità di comunicare, perché se poi non sei in grado di comunicare con queste persone, le scelte che fai sono quelle sbagliate. Quindi, quindi io ho fatto un colloquio con 7 persone in 1 ora e mezza, a una cena. Ed ecco come sono entrato in Juniper, no? Ed è una cena che ricordo, per cui il mio capo mi diceva, ma mangia, no? Eravamo in un ristorante, anche un bel ristorante della Bay Area, dove io non ho, sono andato poi dopo, no? Ma non ho gradito nessun piatto perché c'avevo lo stomaco che faceva... Quindi, per dire, la cosa importante è il team con il quale tu vai a lavorare e come loro riescono ad accettarti. Purtroppo, quello non dipende dal tuo know-how, perché incontri quello del marketing che sa poco di ingegneria, quindi tu non puoi metterti a parlare del progetto, delle tecnologie, puoi, ma non... Cioè, non è quello che lui è interessato, è il tuo know-how, lui è interessato come pensi, come reagisci, come interagisci, no? E questi sono valori fondanti nella Silicon Valley per essere assunti. E più vai in alto e più diventano l'elemento che ti esclude o ti include. Vero. Ottimo. Allora vogliamo la nostra sorpresa? Vogliamo svelare la nostra sorpresa per Sebastiano? Il panettone. Allora, abbiamo un ospite eccezionale che è la persona che ci ha presentato, che è venuto, eccolo, Carlo Tedesco. Ciao Carlo. L'unico ciao, grande Carlo. Ciao Carlo. Sebastiano. Il panettone. Allora, sorpresa, ci sono i panettoni fuori, ragazzi, ci sono i panettoni, incominciano presto la stagione natalizia, qui settimana scorsa. Scusa Carlo, ti ho mutato perché prima dovresti togliere l'audio al computer, altrimenti non ti sentiamo. Sì. Sono i panettoni, incominciano presto la stagione. Non posso far parlare Carlo se non Carlo, per cortesia. No Carlo, puoi parlare solamente se chiudi l'audio del tuo computer. Adesso? Perfetto, grazie. Eccoti, benvenuto, scusateci. Carlo, ti sentiamo. Ok. Purtroppo non... So che è una domanda che vuoi fare per Sebastiano. Tutto tuo. Un altro vai, Carlo, speaker. Ti facciamo sentire, ti sentiamo. Forse non ci sente lui. Ah, è vero. Ok, mi sentite adesso? Sì. Sì, perfetto. Ok, mi piace, scusate. Ciao, scusate per il momento. Sebastiano, sempre un piacere vederti, sempre un piacere parlare con te. È anche un onore adesso essere in questa trasmissione con questo gruppo di persone. Ciao Carlo. Io lavoravo quando eri, come hai detto Ilaria, facevo parte di HP quando ho conosciuto Sebastiano. In effetti ci siamo conosciuti non in Italia, ma qui in Bay Area. E Sebastiano è sempre stato una persona di una eccezionale professionalità e una eccezionale umanità. Ed è sempre un piacere parlare con Sebastiano. Anzi, vi dirò di più, se parlate con qualunque persona all'interno di HP che ha avuto l'occasione di lavorare con Sebastiano, hanno tutti una opinione estremamente positiva e estremamente
piacevole di lavorare con Sebastiano. Tagliali Carlo, che poi magari ci credo, quindi quindi grazie di avermi invitato. Avevi una domanda, Carlo, mi pare che tu volessi fare una domanda a Sebastiano. Se guardiamo la tua traiettoria di professionale, hai passato un buon tempo in HP, ma poi ti sei mosso in aziende, startup, VCs. Cosa pensi che ti ha aiutato ad essere, diciamo, di successo quando sei passato dalla grossa azienda al settore delle startup e dei VCs? Quali sono gli skill che pensi ti hanno più aiutato? Guarda, quello che ho imparato dalla grande azienda sono stati i principi fondamentali su come si gestisce il business, nel senso che se tu guardi quello che ho fatto in ciascuna delle aziende in cui sono entrato e ho gestito alcune, ho fatto un po' di transazioni, sono tutte delle mini HP in un certo qual modo, no? E quindi chiarezza negli obiettivi, libertà dalle persone, focalizzazione e via dicendo. Quindi i principi di gestione sono gli stessi che ho imparato, usato e adottato intimamente nel corso degli anni, migliorando ovviamente in funzione di esperienze, evoluzioni e via dicendo. Per cui il passaggio, ti dirò, da grande a piccolo non è stato così complesso come la gente dice. Però quello che è importante è che, lo facevamo già anche in HP, e ne abbiamo parlato prima, il manager non è un manager solo, sei un manager, è un giocatore, sei una parte importante. Quindi, come dico, quando il CEO di una startup, facevo di tutto, dal prendere decisioni strategiche, trattando con gli investitori, a scopare il pavimento alla sera prima di uscire dall'ufficio per pulirlo, no? Adesso è tutto quello che ci sta in mezzo. E quella la parte importante, il fatto che devi capire che siamo tutti sullo stesso piano, non ci sono capi, vice capi, quasi capi, indiani, e via dicendo, indiani, scusami, Indians, la gente che lavora, Chief and Indians. Sei parte di un team. È quella la parte fondamentale è quello che è successo. E la gente poi vede che, tra virgolette, tu, ma sono gli inventori, sono gli Steve Jobs, sono, giusto per parlare, quelli, diciamo, che tutti conoscono, è gente che lavora, non è solamente un capo. Quella è la parte fondamentale che mi ha aiutato e ci ha aiutato ad avere i vari successi che abbiamo avuto fino adesso. Ottimo, grazie. Senti, c'è una domanda che ci diventa molto, molto spesso e penso che tu sia proprio la persona più unica che rara, perché più completa per rispondere a questa domanda. Tutti dicono, come si può? Abbiamo esportato l'italiano all'estero, avete fatto talmente tante cose nella Silicon Valley, siete lì 3 su 5. Come si può esportare e riprodurre Silicon Valley? Difficilissimo. Difficilissimo perché la Silicon Valley in realtà è riuscita nel corso degli anni a creare e a sostenere e evolvere un ecosistema. Cioè, la Silicon Valley è un ecosistema. Lo Stato che, a mio personale opinione, è riuscito più da vicino a imitare la Silicon Valley è Israele. Ci sono gli inventori, no? Ci sono i gestori di business, ci sono gli investitori, ci sono tutte queste persone e la facilità di interagire. Una delle cose fondamentali, perché sono ancora nella valle, perché prima di tutto mi diverto e perché mi piace continuare a trovare delle nuove sfide e mettermi in discussione tutti i giorni.
e c'è un sacco di gente come me. Se io vivo nella valle e devo parlare con Juniper, chiamo Domenico e andiamo a bere un caffè assieme dopo domani. Se devo parlare con Google, chiamo della gente in Google e quindi nell'arco di una settimana le informazioni che sono riuscito a immagazzinare e a condividere e a decisioni, vi dicendo, vengono fatte. La settimana prossima continua, quindi i cicli si muovono ad estrema velocità. Se devo venire dall'Italia, devo prenotare, devo fare altre cose, quindi si muove, le cose si muovono più lentamente. Direi che questo è, se vuoi, per me la parte importante. Quindi la domanda è non tanto come facciamo a ricreare la Silicon Valley, ma com'è che riusciamo a creare un ecosistema che aiuti la gente, gli imprenditori, a fare le cose che loro devono fare, che hanno bisogno di fare. Okay? E ancora una volta, cos'è che c'è bisogno? C'è bisogno di persone, c'è bisogno di capitali e c'è bisogno di clienti. Okay? Questi sono i tre elementi fondamentali. Poi c'è tutto, devi avere la rete perché devi abilitare, ci sono una serie di elementi, ma lì ormai tutto il mondo è paese, no? Ancora una volta, persone, capitale, clienti, o mercato, comunque quello voglio dire. Queste sono le tre cose fondamentali. Grazie. Fabrizio, tu dalla tua esperienza, e poi anche lì in Cina ce ne sono parecchie di startup, cosa pensi manchi magari all'Italia o che possa aiutare l'Italia per fare il passettino? Ma sicuramente di startup ce ne sono anche qui, stanno nascendo sempre di più, ce ne sono parecchie, soprattutto stanno creando dei distretti che vogliono emulare un po' quello che è la Silicon Valley. Qui la differenza che c'è qui tra l'opposto della Silicon Valley è che qui c'è il governo che comunque dà delle indicazioni, dà dei filoni. Mi sembra di aver capito, nell'esperienza che ho fatto io tanti anni fa e poi da quello che abbiamo capito in queste trasmissioni, parlando con gente appunto come Domenico, come Sebastiano, come Carlo, che ci vivono tutti i giorni, è la gestione del rischio anche che loro hanno, nel senso che la gestione di entrare, come entrare in un casino, andare a sedersi a un tavolo e non sapere qual è il gioco, non sapere quali sono le regole, però puntare comunque perché si sta scoprendo quello che succederà domani. E questo è un po' quello che sta succedendo in Silicon Valley, quindi lo scommettere su un qualcosa che non esiste ancora. E questo forse è una cosa che dovremmo fare ancora un po' di più anche in Italia. Ci sono comunque delle startup molto innovative, molto innovative, che stanno dando degli ottimi spunti. Oggi ascoltavo una storia di una startup che sta facendo vertical farming in Italia, che è comunque un'attività molto interessante, è una startup molto, secondo me, molto innovativa, dove io punterei sopra. Però manca la gestione forse di quello che è il rischio di puntare e di fare aggregazione, quindi dei venture capitalists che fanno aggregazione tra di loro e investono su quelle che sono queste startup, invece come si fanno in Silicon Valley. Questa è un po' un'esperienza. Mi piace pensare comunque che tutti noi che siamo qui intorno, noi cinque, in qualche modo veniamo da quel garage che c'era nella Silicon Valley, perché tutti noi abbiamo avuto a che fare con o Agilent o HP in tempi completamente diversi dalla nostra storia. Mm-hmm. E questo è significativo di quello che come la Silicon Valley ha impattato su comunque le vite di tutti noi. Sicuramente. Se posso fare un commento? Secondo me c'è una speranza, soprattutto per il futuro, nel senso che se vediamo, è vero, devi essere in Silicon Valley per i contatti, per la quotidianità di poter parlare con le grosse aziende. Quindi sempre più ci sono aziende piccole, startup italiane, in cui il, diciamo, product management, business development è qui in Silicon Valley, ma lo sviluppo viene fatto infatti in Italia, perché gli ingegneri italiani sono molto bravi, sono molto legati anche loyal, come si dice qui, all'azienda, per cui sono molto produttivi. E se guardiamo quello che sta succedendo adesso con Covid, che ha, se vogliamo, portato alla virtualizzazione di lavorare remoto, è un'altra possibilità ulteriore per
aziende e per persone che vogliono creare startup con sviluppo in Italia per essere avere possibilità più di successo, perché adesso è sempre meno importante dove lavori in relativamente parlando, perché oramai se guardi una buona parte delle aziende lavora remoto. Abbiamo visto per esempio Google ha annunciato che fino almeno luglio dell'anno prossimo tutte le persone lavoreranno remoto, Facebook, per cui c'è una possibilità di... Sicuramente. Volevo essere sicuro di non essere mal interpretato. Quello a cui reagivo è ricreare la Silicon Valley. Cercare di ricreare la Silicon Valley, tra virgolette, è sbagliato. Che non vuol dire è sbagliato, perché ci sono talmente tanti elementi che è un modello sbagliato, che non vuol dire che in Italia o in altri paesi per quello, non ci sono capacità, perché ci sono, non ci sono giovani, e il giovane non è solo l'età, è anche giovane di mentalità e di approccio, imprenditori che hanno delle capacità estreme, perché lo dimostra gli italiani che vediamo in giro per il mondo che fanno diverse cose. E tra l'altro ci sono degli aspetti di cui tu hai accennato, Carlo, che sono molto importanti. Il concetto è quello di dire che cos'è che mi serve per avere successo e che cosa devo avere. Perché alla fine dei conti, cosa ti serve in una startup per avere successo? Devi avere l'idea. Okay? L'idea, che può essere un'idea di tecnologia, può essere un'idea di modello di business, devi avere l'idea, e quell'idea deve rispondere ad esigenze esistenti. Quindi il concetto dell'idea mercato, prodotto mercato, è un prodotto, e parlo di prodotto a livello ad alto livello, è un prodotto che piace, è un prodotto che serve, o è un prodotto che è fondamentale al funzionamento di qualcosa. Perché se è fondamentale, cioè se è un pain point importante, ne ho bisogno e lo voglio. Se invece è una cosa cool, no, mi interessa, vabbè, però se anche non ce l'ho non mi serve. Quindi è l'idea esigenza, tre, è il prodotto funzionale che deve, ok? Il team è un team che riesce a raggiungere gli obiettivi che si è prefissato. Quindi idea, prodotto, product market fit e people. Ok, questi sono le quattro elementi fondamentali. Poi ovviamente hai bisogno di capitali, e purtroppo è vero e sento che è difficile in Italia avere dei capitali, non ci sono dei VC veri e propri che operano, no, proprio più come banche che come VC, ed è difficile, per cui spesso e volentieri, almeno fino alla Brexit, andavano in Inghilterra ad avere, fino a Inghilterra o adesso anche Germania, molto un po' meno Francia, alla ricerca di capitali. Quindi l'aspetto disponibilità di capitale è un aspetto importante. Però tutti gli altri sono elementi che si controllano, ed è lì che un imprenditore deve riuscire a vincere. Grazie Sebastiano. Allora, dico due o tre, riassumo quello che hanno detto in chat. Innanzitutto saluto Calogero che ci scrive, fa tanti complimenti e dice che è un esempio, We Love Italy, è un esempio di determinazione, di ispirazione per gli italiani che sono in Italia. E poi fa riferimento a Anna Grassellino, l'ingegnere concittadina italiana che è stata scelta dal governo americano per guidare il nuovo centro dedicato al calcolo quantistico di Chicago. Per cui veramente siamo tutti molto orgogliosi. È stato dato rilevanza negli Stati Uniti di questo oppure non tantino? Ma io non l'ho sentito, però faccio i miei complimenti a come si chiama? Io l'ho letto, è apparso nella stampa, cioè ho letto l'articolo che mi aveva impressionato. Questa persona, sì, è una donna italiana che è diventata il capo del Quantum, adesso non mi ricordo il nome esatto, ma comunque il Quantum Research Lab basato a Chicago, in una posizione
di particolare prestigio, per cui è apparso nella stampa. Ma ci sono, cioè, non era l'unica italiana, cioè, c'è anche un'altra italiana a Washington, nel campo della biomedicina, che gestisce i fondi di investimento in America nel campo delle biotecnologie. Quindi ci sono italiani, cioè, come italiani, adesso, al di là di tutto, tendiamo a essere un po' adesso generalizzato, no? Però un po' piagnucoloni, un po' avere questo complesso di inferiorità. Non c'è ragione. Non è che l'essere italiano sia una sorta di stigma che ti porti dietro. Anzi, siamo, ogni tanto mi diverto, ma dico, per noi siamo talmente abituati a doverci arrangiare che abbiamo la duttilità di riuscire ad affrontare le situazioni più disparate. Quindi altre persone di altri paesi, ancora una volta è una generalizzazione, si perdono. Metà vero, metà inventato, però gli americani sono abituati alle regole, gli americani sono abituati che queste sono le regole, questo è quello che lo Stato deve fare, via dicendo. Noi siamo abituati che tutto quello che intorno a noi non funziona e quindi dobbiamo preoccuparci, no? Non è sempre la realtà, però è l'atteggiamento importante, quindi l'italiano tende ad essere uno che si adatta, e l'adattabilità è fondamentale, si adatta in termini propositivi, non in termini negativi, e questa adattabilità è fondamentale, in un mondo che continua a cambiare è fondamentale, è una qualità importante che ci portiamo dietro, che dobbiamo riuscire a sfruttare, e la gente riconosce, tra l'altro. Sì. Fabrizio in Cina, Fabrizio è lombardo, se non mi ricordo male, cioè, che cosa ha lui a che fare con i cinesi? Niente, eppure sta avendo successo in Cina, perché? Perché si adatta non in maniera passiva ma in maniera attiva, no? Si adatta e diventa proprio, ecco, così come lui in tanti altri paesi. Se volevo solo aggiungere un dettaglio alla discussione sulla Silicon Valley. Credo che il successo della Silicon Valley sia un successo statistico, no? Dove c'è un rapporto tra il numero di iniziative e il numero di successi e il numero di fallimenti, e dove il fallimento, come hai detto tu giustamente, Sebastiano, non brucia la risorsa umana, che è quella più costosa. Cioè, sembra strano, però voglio fare un disclaimer. Tu puoi perdere 100 milioni di dollari in un business, però se perdi quelle risorse umane, quel valore che tu costruisci anche attraverso una serie di potenziali insuccessi e non fallimenti, no? Nella Silicon Valley quel valore non è bruciato, no? Cioè, qui puoi bruciare 100 milioni di dollari, ma da quelle startup o da quegli insuccessi le persone ne escono e vengono reinserite, se sono persone valide, nel ciclo di produzione del valore. Mentre tu facevi riferimento ad Israele, Sebastiano, io ho lavorato 3 anni in Israele, e il principio in Israele è lo stesso, no? Partono in 100, tipicamente il 90% è un insuccesso, ma quelle stesse persone hanno la possibilità di riniziare. E quindi se c'è un segreto, o uno dei tanti segreti, è che persone come me, come Carlo, noi possiamo e abbiamo avuto degli insuccessi nella nostra carriera, ma abbiamo potuto prendere questi rischi perché sapevamo che alla fine c'è un paracadute che si apre tutte le volte, e che il paracadute del network, il paracadute delle competenze, e ci sarà sempre qualcuno che prima o poi, e qui è tipicamente sempre prima che poi, riutilizzerà e le reinserirà nel ciclo di produzione del valore, no? E quindi le tue idee potevano essere magari non erano sbagliate, era semplicemente il contesto, il business plan, cioè ci possono essere tante ragioni per cui uno non ha successo, no? Ma qui tipicamente diciamo l'ultimo nella scala è la persona. L'assunzione è che qui le persone siano tutte competenti, siano tutte capaci,
come credo che sia una soluzione che si possa fare in generale nel mondo, perché no? La differenza è che qui non, queste persone non vengono mai buttate via. Credo che in Italia questo sistema sia poco efficiente. Cioè l'Italia è un paese che produce queste idee possono non avere un successo e questo insuccesso si scarica sulle persone. Quel sistema di protezione impedisce, o quell'assenza del sistema di protezione impedisce a paesi come l'Italia di continuare a crescere o di crescere, perché alla fine butti via la risorsa umana. E signori, creare questi skill costa e i capitali si rigenerano, no? La borsa continua a rigenerare i capitali, quindi concordo con te che per fare il business hai bisogno di soldi, ma prima hai bisogno delle persone, no? Assolutamente. Se ti do 100 milioni di dollari e tu non hai le persone per fare il lavoro, okay. No? Quindi secondo me il primo segreto della Silicon Valley, che è stato inventato con Hewlett Packard, è quello del valore nelle persone, no? Di HP Way, se uno vuole prendere l'HP Way, è che alla fine i manager di HP o i leader erano tarati nel fatto che un insuccesso poteva generare un ulteriore successo. L'importante era che tu recuperavi le persone, regrouping, cambio di strategia, cambio di business model, cambio di mercato, cambio di cambia, no? Ma se l'idea è valida, non buttarla via con le persone. Questo è un errore che molti sistemi di imprese, e l'Italia secondo me è un caso particolare, almeno negli ultimi 20 anni, dove l'Italia butta via idee e persone in grande quantità. E secondo me sono convinto di questo, perché il dato fondamentale è che l'Italia continua a produrre geni, continua a produrre persone capaci, no? Non riescono a svolgere il loro lavoro, perché se falliscono è un fallimento della loro vita, no? E questo è profondamente, a parte che è profondamente sbagliato, ma è profondamente inefficiente come sistema. Se la volessi dire è un freno, agisce da freno. Sì, è un freno sociale, no? È un freno sociale che impedisce che queste giovani persone. E voglio raccontare la storia del Quantum, perché so che Carlo. Sono stato in Italia prima del Covid, a gennaio, e parlando con un giornalista importante del Sole 24 Ore, gli avevo proposto di fare una trasmissione di 20 minuti per spiegare agli italiani un campo che sta nascendo, che è quello delle quantum technology, perché io sono appassionato di questa tecnologia, lo faccio come hobby, no? E quando abbiamo registrato la trasmissione, poi lui mi ha detto: ma io non so se riesco a mandarla in onda, perché credo che qui nessuno la capisce. E io ho detto: ma scusami, è proprio quello che io voglio, cioè voglio invitare le persone a pensare che è possibile. Quindi il freno di cui tu parlavi, Sebastiano, è un freno mentale, è un freno quasi ideologico adesso, perché tutti frenano in quanto l'insuccesso può generare un fallimento. E nessuno piace fallire, e quindi tutti stanno due passi indietro. Grazie Domenico, salutiamo Edelberto. Allora, Edelberto dice con piacere che Massimo, che nella Silicon Valley ci sono ancora i pirati. Io penso che si riferisca alla tua camicia, che diciamo che invece in America è molto, Carlo, è una cosa, è molto di moda. E, non lo so se è quello così. E invece ci sono tantissimi complimenti per Sebastiano da Massimo Laroi, che dice Sebastiano Massimo è è stato un esempio di leader ed ho avuto l'onore di averlo come mentor in HP. Ha lasciato molti segni, in particolare quando toccava quel tempo. Non so se era una lotta. Vabbè, sicuramente sei competitivo, Sebastiano? Sì. Sicuramente. No, sì, sì, sì. Sì, beh, ma, no. È una splendida persona.
Senti, dato che sei competitivo, secondo me sei bravissimo e potrebbe essere un'idea per una startup italiana. Se tu ci dici cosa hai fatto, due esempi di business scaling che hanno funzionato nelle startup dove comunque sei stato e le hai fatte scalare, perché 2000 persone e poi la seconda... Io non posso, nel 2000 persone non posso, cioè non è tra virgolette merito mio. Beh, ci sono due modi di scalare. Tra l'altro sto aiutando due startup in Italia e un'altra le ho aiutate in passato, molto interessanti. Quella in passato è stata nel campo della virtual reality. Le due startup che sto usando adesso, che sto aiutando adesso, una dell'area dei pagamenti, che è molto interessante, anche il segmento che loro sono riusciti a individuare e sul quale stanno facendo successo, si chiama Small Pay, e un'altra che invece è un po' più all'inizio ed è nell'ambito delle telecomunicazioni. Quindi in qualche modo, se riesco ad aiutare, per quello che lo faccio, lo faccio molto volentieri. Ci sono due modi di scalare, no? Quindi organico e inorganico. Fino adesso, quello che ho fatto, anzi fino adesso, negli ultimi, per i primi 7-8 anni, dei miei 10 post HP, è sempre stata una scalata organica, e quindi e cercare di capire che cosa serve per passare da un gruppo di inventori e ingegneri ad un'azienda. Elemento interessante, perché si ricollega a quello che ha detto Carlo prima, entrambi i casi le startup, tra virgolette, erano startup israeliane. E quindi l'R&D e l'engineering era in Israele, il go-to-market è qui negli Stati Uniti. Aziende americane, diventate americane, però pensate, tutto sales and marketing qui, general management, R&D in Israele in un caso, Israele più India e poi Ucraina nell'altro caso. In realtà com'è che scali? Facendo meno. Nel senso che quando sei una startup, non so, okay, è vero che è come dicono qui, butti la cosa contro il muro e vedi che cosa si attacca. Ed è inevitabile. Okay? E quello che è importante è sempre trovare il primo cliente, i primi clienti che ti aiutano a migliorare il prodotto. E a decidere quali sono delle idee che hai, quelle che hanno successo. Successo, se vogliamo, è più un successo tattico, ma quando sei una startup è di tatticismi che vivi, non di strategie, no? Devi vivere il giorno, c'hai i soldi che c'hai il tuo burn rate mensile, quindi devi riuscire a produrre così che incominci a far girare del cash. E l'altra cosa è quando passi, diciamo, hai il prodotto, hai il mercato, in qualche modo i primi clienti funzionano, quello che ti trovi spesso volentieri ad avere è una situazione che è diversissima, dove hai 3 o 4 definizioni di prodotto, 4 o 5 segmenti, dicendo. Cosa che emotivamente, tendenzialmente, sembra essere una buona cosa, perché vuoi avere più possibilità, in realtà è counterintuitive, come si dice, non riesco più a parlare italiano, non è così normale, perché devi in realtà ridurre, no? Fare meno e fare meglio e non fare di più, ed è lì dove secondo me il 70-80% delle startup fallisce, perché continuano a voler fare tanto e a usare le poche risorse che hai su tante cose invece di massimizzare il successo in poche, no? Quindi ridurre il numero di cose che vuoi fare, quindi focalizzazione, e poi ovviamente ci vuole una sorta di quella che si chiama qui, che è paranoia, no? Devi essere paranoico, devi essere uno che crede assolutamente in quello che fa e ci butta anima e corpo per avere successo.
Questa è la scalata organica da startup a media azienda. Quello che ho fatto negli ultimi 3-4 anni è più una scalata, o meglio, continuare la crescita organica, ma muoversi su una crescita inorganica. E quindi aggregare aziende di medie dimensioni, medie, voglio dire aziende software, dai 30 ai 50 milioni di dollari di fatturato, per far diventare una grossa azienda. Quindi lì devi avere un'idea di quello che è il mercato che vuoi, cui ti riferisci, qual è il portfolio di prodotto che prodotti che vuoi avere, e poi devi guardare che gli elementi finanziari quindi l'EBITDA dell'azienda, il cash flow, ti permettano di riuscire a completare anche l'aspetto finanziario dell'operazione. No? Quindi entrambi gli elementi, crescita organica e crescita inorganica. La crescita organica ha generato le prime due aziende, una è stata venduta a Harris Broadcasting, la seconda è stata venduta a VMware, dove poi è passato un anno, la terza è stata venduta a Google. E quindi sono state tre aziende, tre startup con tre exit. Adesso opero invece nell'area del private equity, quindi media, mid-market private equity, che è un'altra variante che ho aggiunto da tre anni a questa parte. Senti, hai avuto l'esperienza della corporate e della startup. Allora, un consiglio per un giovane che vuole entrare in una corporate e un consiglio a un giovane che vuole fondare la sua startup con i due libri che dici: questo qui è il libro che fa per te e questo è il libro che ti permette di aiutare il processo di apertura e di lancio di una startup, di gestione poi. Allora, i libri non lo so. Quello che dico, e torno all'aspetto fondamentale, è trovare i modelli. Secondo me l'esperienza che... Allora, fondamentale. Know-how e contenuti sono estremamente importanti, quindi non voglio dire no libri, voglio dire che è importante che che continui, vale anche per me, vale sicuramente per tutti noi, che continui ad imparare e che costruisci il tuo successo su delle solide basi di know-how, qualunque sia il segmento nel quale tu vada ad operare. Quindi i libri sono importanti, ma secondo me quello che è più importante sono le persone, sono i mentor che ti possono aiutare, perché quello che condividono in più di un libro è l'esperienza umana e l'esperienza delle cose reali, no? Come la differenza tra il generale che ha studiato all'accademia e che ha letto tutti i libri di guerra, e il generale che invece le guerre le ha combattute. Se io sono un soldato, se devo scegliere tra i due, vado dal secondo, non vado dal primo, no? Ed è un pochino la stessa cosa. Quindi, quali sono i generali, quali sono i mentor che ti possono aiutare e ti possono far capire alcune delle loro esperienze? In entrambi i casi. Per entrare in corporate, il corporate vuol dire avere pazienza, fondamentalmente è quello, nel senso che corporate sono dei macrosistemi dove ci sono molte parti, lì impari la complessità, lì impari per me, per esempio, è stato estremamente formativo, come vi ho detto, entrare in un'azienda come HP. Tra l'altro, una cosa così, un piccolo aneddoto, al tempi stavo facendo i colloqui sia con HP che con IBM in Italia, e alla fine ho deciso di andare in HP perché IBM era troppo grande, okay. E sono andato in HP dicendo: ci sto un paio d'anni, poi vado via, faccio qualcos'altro. Poi ci sono stato 25 anni, no? quindi perché? Ed è questo il punto. Perché in realtà ho lavorato all'interno della stessa azienda, e quindi valori, quindi strumenti, quindi concetti, ma l'azienda mi ha dato
un sacco di possibilità, perché ogni 2 o 3 anni ho cambiato lavoro, ho cambiato paese, ho cambiato ambito, e quindi sono sempre riuscito a trovare un qualche cosa che mi permetteva di fare di più. Quindi il vantaggio della grossa azienda è che all'interno di un sistema, tra virgolette, conosciuto, puoi avere della mobilità. Ma è anche vero l'opposto, che se non sei mobile, se non sfrutti quegli elementi, diventi, ti auto-emargini un po' alla volta. Per cui 10 anni lo stesso lavoro nella, giusto per dire, in una corporate non lo fai, e se lo fai diventi superfluo. No? Quindi è quello l'ambiente della corporate. Fermo qua, anche perché stiamo andando lunghi, molto lunghi. Assolutamente, senti. Devo solamente scusarmi con Idelberto, perché dice Ilaria, in realtà mi riferivo ai film I Pirati della Silicon Valley, che parla della creazione di HP, di Apple, delle lotte con IBM e del furto di Bill Gates. Io non l'ho visto, non lo conoscevo, e ti ringrazio, mi scuso, ma ti ringrazio perché è un film che adesso guarderò assolutamente. Voi lo conoscevate come film? No. Sì, io l'ho visto, ti posso mandare il link. E lo consigli? C'è la sitcom in Italia, c'è la sitcom Silicon Valley, c'è il Silicon Valley, sorry, HBO Silicon Valley, no, non c'è in Italia, non lo so. Se avete HBO penso Sky e così via, guardate Silicon Valley, è divertente, adesso lì è una caricatura un pochino, però ci sono certi elementi molto 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 vicina alla realtà, anzi uguali, proprio è divertente. Mm-hmm. Ottimo, allora guarderemo anche questo, e allora tante grazie Sebastiano di questa bellissima intervista, e vi diamo appuntamento alla prossima volta. Abbiamo aperto il gruppo in LinkedIn, quindi registratevi in modo tale che sarete sempre al corrente dei prossimi episodi e di tutto, e passo la voce, il microfono, i saluti da Fabrizio dalla Cina, e facciamo il giro prima di chiudere. Beh, grazie a tutti di aver partecipato, grazie Sebastiano, grazie Carlo di essere anche tu, di aver fatto questa sorpresa. Come al solito è stata una trasmissione veramente interessante ascoltarvi e ascoltarci. Quindi saluto tutti. Sì, Domenico, tu non so se ci senti. Per qualche ragione avevo perso il microfono, no? Vi ho recuperato. Grazie Sebastiano per aver condiviso questa tua esperienza, una carriera complessa ma ricca di varianti. Credo che sei stato fortunato e bravo ad incrociare così tante diversità, e sei stato anche molto bravo, ti ringraziamo, per averle condivise con tanta passione, quindi davvero una bella puntata. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi. Voglio ringraziare anch'io Sebastiano, ringraziare perché è sempre molto disponibile a parlare, quindi grazie ancora Sebastiano. No, grazie a voi. A tutti. Grazie, Carlo, auguri a tutti gli imprenditori piccoli e grandi, giovani e meno giovani italiani, perché voglio dire, quello che al di là dell'esperienza che ho avuto, che ho condiviso in qualche, come l'ho vissuta io almeno, il messaggio importante è non mollare mai. Credere in te stessi e non mollare mai. Alla fine è quello il messaggio. Grazie, alla prossima, e non mollate mai, allora. Buona crescita.